Una crisi, quella del Pescara, certificata dai numeri: una sola vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 7 gare, 16 punti nelle prime 6 giornate e per alcune domeniche la testa della classifica, solo 5 nelle successive apparizioni. Risultati e gioco, sì, perché anche il gioco lascia a desiderare. Contro il Rimini, contrariamente a quanto fatto nelle domeniche precedenti, il Pescara ha creato poche occasioni da rete. Il momento dei biancoazzurri, nelle parole del centrocampista Luca Mora. Qualcosa sicuramente manca, perché nel calcio si gioca poi per fare delle prestazioni, fare dei risultati. In questo momento i risultati non arrivano. Capire cosa manca non è facile. A volte si vincono le partite e non ci si chiede neanche il perché. Si vincono le partite, a volte si perdono. Sicuramente non siamo stati bravi a tenere il vantaggio, perché andare in vantaggio dopo 2 minuti in casa, una squadra come la nostra deve cercare di portare a casa 3 punti non difendendosi. Il Rimini giocava bene, ci ha messo un po' in difficoltà, a parte quell'occasione, come diceva prima, di Floriani, che ha salvato, non abbiamo corso particolari pericoli. Purtroppo abbiamo preso un gol un po' sfortunato sulla punizione. Nel secondo tempo abbiamo attaccato a testa bassa e non siamo riusciti a trovare la via del gol. Abbiamo preso un palo, forse dobbiamo cercare di vincere queste partite anche un po' sporche, con qualche giocata o individuale, perché non sempre si possono dominare le partite e avere tantissime occasioni da gol. La sosta casca a pennello. Il Pescara tornerà in campo sabato 25 novembre all'Adriatico contro la vice capolista Cesena. Una gara stimolante che potrebbe rappresentare la rinascita di un gruppo allestito per provare a centrare la Serie B. Tra i più esperti del gruppo, Mora indica ai più giovani la strada da seguire. Dobbiamo cercare di non concedere nulla all'avversario, come secondo me abbiamo quasi fatto, ed essere un po' più cattivi davanti, magari attaccare un po' meglio l'area, essere un po' più decisi quando si crossa. Però ecco, sono poi cose anche che spettano allo staff tecnico. Noi cerchiamo di remare dalla stessa parte, di stare uniti, noi più vecchi, di dare fiducia ai giovani, e i giovani non demoralizzarsi, perché abbiamo fatto un periodo, abbiamo fatto 6-7 partite che eravamo primi in classifica, praticamente secondi, e adesso è un periodo in cui ci sta andando un po' male.